Ben ritrovati, siamo all'edizione provinciale del nostro TG dedicato alle province di Bari, Batte e Foggia. Oggi 6 dicembre si celebra San Nicola e quindi dedichiamo l'apertura di questo telegiornale con un'ampia pagina al santo patrono di Bari. Dopo un anno di stop alla pandemia, i baresi tornano a festeggiare San Nicola con la tradizionale messa delle 5 in Basilica. Nel pomeriggio nuova celebrazione alle 18, seguita dalla processione che porterà il quadro del Vescovo di Mira in giro per il centro cittadino, e in chiusura la tradizionale accensione dell'albero in piazza del Ferrarese che darà il via al Natale del capoluogo regionale pugliese. Sentiamo Antonella Fazio. La pioggia non ha fermato i migliaia di fedeli che in un lungo serpentone davanti alla Basilica hanno voluto sin dalle 4 del mattino omaggiare San Nicola, patrono del capoluogo pugliese. Bari torna così a celebrare il Vescovo di Mira nel totale rispetto delle norme anti-Covid. Dopo un anno di totale assenza sono ormai lontani i tempi in cui la Basilica era interdetta ai cittadini. Quest'anno gli ingressi contingentati hanno permesso a 200 fedeli di partecipare alla messa delle 5 previa prenotazione e tantissimi fedeli accorsi da ogni parte della provincia e non solo di poter accedere alla cripta per una veloce preghiera. Nonostante la pioggia, le restrizioni e gli occhiali appannati. Anche con la restrizione sono venuta. Certo, veniamo da Trigiano. Quindi da fuori Bari. Certo. Sì, erano anni che ci volevamo venire, quest'anno abbiamo deciso. È la prima volta? Sì, infatti. Sì. Mi è mancato l'anno scorso San Nicola? Molto, noi venimmo e andammo indietro. E quest'anno un po' limitato, però. Però siamo felici. Ti è mancato l'anno scorso? Ovviamente. È stato difficile sia per questa occasione, ma soprattutto per la festa patronale. Anche la fiaccolata nicolaiana dei runners baresi è tornata, ma spostando l'appuntamento con padre distante, il sindaco De Caro dal Sagrato al Largo Mauro Giovanni, proprio alle spalle della Basilica sulla muraglia. Come non si può commuoversi di fronte a tanta manifestazione di affetto e di amore nei confronti del nostro santo? È un amore che dura e niente può interromperlo, niente lo può negare. E in questo 2021 non è mancato neanche il rito della cioccolata calda che ha accolto i fedeli all'uscita della messa. Seppur con le dovute restrizioni, anche quest'anno Bari ha omaggiato il suo santo patrono con l'auspicio che per la festa di maggio tutto possa tornare alla normalità. La festa di San Nicola è il momento più sentito da parte della città e quindi credo sia giusto anche sotto la pioggia che ci sia tanta presenza, ci siano tante persone, per fortuna possiamo tornare a festeggiare mantenendo le distanze, le restrizioni che sono state indicate, però comunque possiamo tornare in presenza. È mancato l'anno scorso? È mancato l'anno scorso, è mancato 2 anni fa, per fortuna. Torniamo a vivere e torniamo a goderci la quotidianità. È il giorno del santo patrono a Bari, anche quello del Nicolino d'Oro da 23 edizioni, premia i cittadini più meritevoli dal sociale alla cultura, stavolta dedicato alle donne e agli uomini della sanità. Antonio Bucci. È un abbraccio sentitissimo, è un abbraccio che in realtà io avverto dall'inizio della pandemia. Il supporto dall'esterno ci ha sempre raggiunti in mille forme, ci ha raggiunti con la colazione al mattino, con un pasto caldo, con un fiore, con una colomba pasquale, con un sindaco che si aggirava per le strade della città spiegando cos'era il coronavirus. Era tutto un abbraccio rivolto a noi, che oggi si conclude con un'attestazione di riconoscimento da parte della città. C'è Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico, e Nicola De Giosa, infermiera in terapia intensiva, entrambi in prima linea nell'anno nero della pandemia, e poi Fabio Fortunato, che da 20 anni perpetua la tradizione artigiana dei maestri liutai di generazione in generazione, eppure chi ha legato la propria vita ai capisaldi della gastronomia pugliese
Il giorno del santo patrono è anche quello del Nicolino d'Oro, premio che il Circolo Agri Dalfino e Palazzo di Città assegnano ormai da 23 edizioni. Dopo un anno di pausa forzata a causa dell'emergenza, il riconoscimento torna nelle mani dei baresi illustri e dei cittadini che si sono distinti in campo sanitario, sociale e culturale, stavolta con una dedica in più alle donne e agli uomini, oltre che ai tanti volontari della sanità. Queste sono soddisfazioni che vanno a premiare la tua arte e quello che fai, insomma, nel tuo piccolo laboratorio e lo esporti poi all'estero. È da bambino che faccio questo mestiere. Oggi ho ricevuto questo premio. Nel 2019 ho vinto campione d'Italia a FICO nella gastronomia mondiale del cibo. Abbiamo fatto una sfida di focaccia e io ho preso il primo posto. Stiamo ripartendo, siamo già ripartiti, ce la stiamo facendo, ce l'abbiamo quasi fatta, dobbiamo continuare però ad usare sicuramente distanziamento sociale e vaccinarsi, questo è diciamo, l'appello che posso fare. E adesso ci occupiamo di cronaca, del gravissimo episodio che si è verificato la scorsa notte a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. Un ordigno, una bomba è stata posizionata e fatta esplodere dinanzi alla farmacia che è di proprietà della compagna del comandante dei carabinieri. Sentiamo da Foggia Antonella Davola. Un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca della farmacia Simone, in una zona centrale di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, di proprietà della compagna del comandante della stazione dei carabinieri della cittadina. La deflagrazione, udita da gran parte della popolazione, è avvenuta intorno all'1:30 e ha provocato ingenti danni all'attività commerciale, stimati tra i 40 e i 50 mila euro. Sul posto hanno operato i carabinieri, che non escludono possa trattarsi di una ritorsione o un atto intimidatorio per l'attività svolta dal militare, compagno della titolare della farmacia. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori dell'attentato, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. Ai signori che vanno dimostrando al mondo chi sono con questi gesti, si legge scritto sulla pagina Facebook dell'attività, mi sento di dire una sola cosa: non è mai troppo tardi per diventare uomini. Sono andato a trovare Raffaella per far sentire forte la nostra vicinanza e quella di tutta la comunità, ha affermato il sindaco di Monte Sant'Angelo Pierpaolo D'Arienzo, che ha aggiunto, assieme ai suoi collaboratori era già intenta a risistemare per tornare subito a lavorare. Aveva la voce tremante, ma nonostante tutto pronta a ripartire. Le ho detto che non è solo, che non sono soli e che tutta la città è con loro. Cambiamo argomento, parliamo adesso del Super Green Pass che entra in vigore da oggi. Abbiamo tastato il polso ai baresi per capire qual è il loro parere. Sentiamo Antonio Bucci. Primo giorno di Super Green Pass, chi ce l'ha, chi è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi potrà continuare ad andare al cinema, al ristorante, allo stadio. Per salire a bordo dei mezzi pubblici basterà avere quello di base e poi i controlli, chi li fa e come la staranno prendendo i baresi. Venite con noi. Serve perché deve servire. Dobbiamo fare il Natale tranquilli, così facciamo un po' di controlli in più. Noi ce l'avevamo già, quindi no, per me non è cambiato niente personalmente. Serve, come serve? Magari la facevamo tutti. Dobbiamo convincere gli altri, dobbiamo convincere. Non giudico gli altri, io penso a quello che devo fare io nei confronti della comunità. Mi sembra giusto adoperarlo, mi sembra giusto proteggere gli altri. Magari lo fanno tutti, veramente. Solo che i controlli ci dovrebbero essere di più, perché non ci sono controlli. Noi infatti siamo andati a prendere, non faccio nome, a prendere il caffè adesso, siamo entrati senza problemi. Io stavo già pronto col Green Pass, ma me lo controllo. Almeno se lo chiedono, io ce l'ho. Oggi no, la prima, cioè il ritorno, l'ho presa all'andata, adesso sto tornando, quindi la seconda corsa. No, niente, non ci hanno controllato nulla. È una garanzia in più, però secondo me non è che è cambiato tanto, specialmente ristoranti come il mio, pizzeria come la mia, che ha più spazio fuori e lavoriamo più all'esterno che all'interno. Comunque è una sicurezza in più questo Green Pass, diciamo, rafforzato. Noi troviamo che sia una cosa molto efficace, soltanto che è una perdita di tempo. Per noi è una perdita di tempo, specialmente quando
ci si accumula un po' di gente, c'è affluenza, chi ha la batteria scarica, chi non ha il cartaceo, chi momentaneamente non lo trova, finché lo trova puoi inquadrare il codice, è una perdita di tempo, però lo dobbiamo fare, ci tocca. Bene così, almeno siamo più sicuri e siamo più tranquilli, facciamo le feste più tranquille. E intanto vediamo qual è la situazione sul fronte vaccini. Si viaggia speditamente nel hub della Fiera del Levante a Bari, come ci racconta Antonella Fazio. Invitiamo i gentili utenti ad indossare correttamente la mascherina. Preciso che per i non prenotati che richiedono prime dosi, stiamo facendo un'eccezione e stanno avendo l'accesso anche questa mattina. Quindi ai 1530 di questa settimana si aggiunge già stamattina una quarantina di circa 40 soggetti che richiedono la prima dose. Oltre 1500 prenotazioni in questa settimana di sole prime dosi, 816 già per la prossima, più di 6000 dosi fino al 12 dicembre solo nel lab della Fiera del Levante, 35220 in tutto il territorio della città metropolitana, con numeri che aumentano esponenzialmente nei 7 giorni successivi, 10000 prenotazioni in fiera e 37524 nel barese. Sarà per l'effetto Super Green Pass o perché i sieri anti-Covid stanno iniziando a convincere sempre più gli scelti, o perché in ultima istanza il Natale è sempre più vicino e le persone non vedono l'ora di passarlo in famiglia, ma sta di fatto che la ASL Bari in questi giorni sta registrando numeri sempre più alti per le prenotazioni. Siamo convinti, o lo siamo o lo siamo. Sì, sì, pronta. È convinta? Sì, sì. Sempre più convinta? Certo, bisogna collaborare, avere pazienza e tenere duro. Che sia prima, secondo, booster non importa, l'essenziale è che la gente torni o vada in massa a vaccinarsi, proprio come ha deciso di fare il piccolo Francesco, che ha 12 anni e un giorno ha trascinato la madre nel lab barese per essere sottoposto all'inoculazione. Un giorno, ieri è stato il mio compleanno. E quindi oggi la prima cosa alla quale hai pensato è quella di venire a fare... Quella del vaccino, sì sì. Perché? Beh, perché magari farò un po' male anche il vaccino stesso e poi avrei un po' di sintomi, però meglio della morte, diciamocelo. E adesso parliamo dei controlli che le forze dell'ordine proprio a partire da oggi stanno già mettendo in atto, proprio per verificare come si sono attrezzati i cittadini con il Super Green Pass. L'obiettivo principale è quello di evitare gli assembramenti, soprattutto in questo periodo natalizio che è sempre più vicino. Partiti i controlli interforze finalizzati a verificare il rispetto delle nuove disposizioni su Green Pass, base e rafforzati, come pianificato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I controlli sono stati ulteriormente intensificati. Ogni giorno ci sarà il monitoraggio antiassembramento all'ingresso e all'uscita delle scuole, presso le fermate degli autobus, nelle stazioni, nelle vie e nelle piazze di maggiore affluenza, nei bar, ristoranti ed esercizi pubblici in genere. Nelle giornate festive e prefestive, inoltre, verranno svolti servizi specifici nelle zone di maggiore aggregazione nel centro della città di Bari, ma anche a Torre a Mare e nel quartiere Poggiofranco, sia nelle vie dello shopping che negli esercizi pubblici e nelle zone della movida, durante tutto l'arco della giornata e con particolare attenzione agli orari pomeridiani e serali. Infine, nei centri urbani della provincia di Bari, sotto la competenza dei commissariati distaccati, i controlli saranno svolti quotidianamente con particolare attenzione alle zone più frequentate e agli orari di maggiore affluenza, soprattutto nei festivi e prefestivi. Adesso ci spostiamo a Barletta. A Simpro sollecita il commissario prefettizio del comune di Barletta Alecci per la trasformazione della zona industriale in zona commerciale. Sentiamo Antonio Gargano. Una proposta per convertire la zona industriale di Barletta in zona commerciale. E questo l'obiettivo di Assimpro, che ha formulato la richiesta al commissario prefettizio Francesco Alecci. L'associazione degli industriali e degli imprenditori della BAT ha presentato l'istanza dopo gli incontri della scorsa settimana, durante i quali è stato raggiunto l'accordo interno per la proposta. La zona industriale di Barletta non ha una progettazione armonica, spiega il presidente Assimpro Ruggero Cristallo in una nota. La città, inoltre, dispone già di un documento strategico
strategico del commercio, senza aver mai creato però una zona commerciale nell'area sud. I mancati adeguamenti del piano regolatore rappresentano ancora un ostacolo. Diversi comuni pugliesi, spiega Cristallo, hanno certificato da anni i mutamenti di destinazione d'uso, rendendo possibile questo percorso già dal 2015. Assimpro punta a sollecitare Alecci per l'utilizzo temporaneo delle aree dismesse nella zona industriale, sia per quel che riguarda via Trani, prima zona sotto osservazione, sia lungo la direttrice di via Foggia sul lato opposto della città. L'associazione guarda le zone commerciali di Molfetta e Andria, una strada percorribile nel breve e nel lungo periodo, un fattore che poi potrebbe diventare cruciale anche in vista delle amministrative del 2022. A Foggia prende il via un nuovo ciclo di incontri sull'antimafia sociale targato Università di Foggia. Si chiama La città che vorrei. Questa volta, dopo un confronto con le istituzioni del territorio, a vario titolo coinvolte in questo percorso, l'intento è avvicinare i giovani, gli studenti, ha affermato il rettore Pierpaolo Limone. Sentiamo Antonella Davola. La città che vorrei. Allora ragazzi, qualcosa sta cambiando finalmente nella nostra città. L'antimafia sociale, cioè quella reazione della società civile alla mafia, si fa sentire, e si fa sentire soprattutto grazie a noi, cioè soprattutto da parte dei ragazzi, dei giovani, degli universitari, la voglia di cambiare. La città che vorrei è il nuovo progetto che l'Università di Foggia sta promuovendo sul tema dell'antimafia sociale. In un mai interrotto dialogo che ha visto l'Ateneo nei mesi scorsi impegnato in molteplici iniziative sulla legalità e volte a comprendere il fenomeno nelle varie stratificazioni, con la presenza dei maggiori esperti dal punto di vista giudiziario, sociale ed economico. Questa volta, dopo un confronto con le istituzioni del territorio, a vario titolo coinvolte in questo percorso, l'intento è avvicinare i giovani, gli studenti e la fascia che più di tutte deve avere consapevolezza del fenomeno per poterlo riconoscere, circoscrivere, e per tale motivo abbiamo individuato degli esperti che relazioneranno su aspetti specifici, ha affermato il rettore Pierpaolo Limone. Riprendiamo i lavori, gli incontri con la città, e soprattutto questa volta siamo focalizzati sugli studenti. L'idea è di raccogliere intorno all'università i principali interlocutori dell'antimafia del territorio, quindi interlocutori istituzionali, ma questi interlocutori dialogheranno con gli studenti universitari che stanno costruendo un laboratorio di proposte, di interventi, di azioni che, partendo qui dalla nostra comunità, avranno poi effetto su tutta la città. Sì, non solo di antimafia, ma anche su tutto quel livello culturale un po' magmatico che consente poi alle mafie di allignare. Quindi faremo un excursus per spiegare come comportamenti apparentemente innocui, ma fondamentalmente illegali, creano poi questa disposizione da parte della comunità ad accettare comportamenti che in seguito diventeranno poi illegali. E adesso le notizie flash dalle tre province. La Puglia proseguirà con almeno 30.000 dosi di vaccino al giorno, secondo quanto previsto dal governo. Il commissario straordinario ha richiamato nuovamente circa la necessità che tutti i punti vaccinali assicurino un impiego bilanciato tra le due tipologie di vaccini al momento di distribuzione. Ribadita la necessità che sia data massima priorità a favore delle categorie più vulnerabili al Covid-19 per età ed elevata fragilità e di quelle per le quali sussiste l'obbligo vaccinale. L'accesso alla vaccinazione per i soggetti over 18 e over 40, non compresi tra le categorie fragili o le categorie professionali, deve essere assicurata preferibilmente mediante prenotazione, pur mantenendo la possibilità di accesso spontaneo, con particolare riferimento ai soggetti che devono eseguire la prima dose o effettuare il completamento del ciclo vaccinale primario. Nasce la prima task force cinofila antixilella, con cani specializzati nell'individuazione precoce del batterio attraverso l'olfatto, grazie alla collaborazione tra l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e Coldiretti. Con la xilella, che sta avanzando pericolosamente in Puglia dal Salento verso nord e minacciando anche altre regioni d'Italia, la velocità nell'individuare i focolai diventa un elemento strategico e fondamentale per eliminare subito i nuovi contatti. Il sindaco di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, Matteo Vocale, annuncia di aver firmato un'ordinanza con cui obbliga i cittadini ad indossare le mascherine anche all'aperto. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 6 gennaio. L'uso dei dispositivi di protezione riguarda le strade, le zone in cui vi siano manifestazioni in atto o in qualsiasi altro luogo dove si crei assembramento.
nascondevano in un mobile in casa 12 kg di marijuana. I carabinieri hanno arrestato a Bari due fidanzati di 28 anni, inizialmente finiti ai domiciliari, poi lei è tornata in libertà e lui sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. I carabinieri hanno notato un sospetto via Vine innanzi all'abitazione della coppia e hanno deciso di perquisire la casa. Hanno trovato in un mobile 11,7 kg circa di marijuana, 24 di hashish, bilancini per la pesatura della droga e attrezzatura per il suo confezionamento. Lei incensurata, lui con un piccolo precedente alle spalle. E adesso parliamo, nella nostra pagina dedicata alla cultura e agli spettacoli, di teatro, nel prossimo servizio di Antonella Fazio. Un appuntamento per parlare di teatro a 360 gradi, soprattutto in virtù della nuova era che si apre post-pandemia. Il contenuto del secondo appuntamento del ciclo Polvere di Stelle, organizzato dall'associazione L'Eccezione di Bari, in cui amanti ed esperti del settore si sono confrontati su come superare la crisi del comparto alla luce del lungo periodo di chiusura e come richiamare gli spettatori nelle sale e renderli protagonisti. Ci si chiedeva come questa crisi potrà essere superata a livello di rappresentazione teatrale, ponendo il problema di una maggior interazione fra palcoscenico e pubblico, anzi addirittura con la necessità che il pubblico stesso diventi protagonista in prima persona. Abbiamo la presunzione così di voler ipotizzare, di gettare le basi di un nuovo approccio con lo spettacolo dal vivo, con il mondo del teatro. Secondo quello che pensiamo noi, il teatro, lo spettacolo dal vivo in genere deve cambiare non superficialmente, ma proprio radicalmente. E gli attori in campo non devono essere solo quelli sul palcoscenico, ma anche e direi soprattutto il pubblico deve essere uno dei personaggi principali dell'azione scenica. A Trani adesso per una mostra che in qualche modo richiama il periodo più brutto della pandemia. Inaugurata a Trani la mostra personale del pittore Pietro Capogrosso, Vernissage al Palazzo delle Belle Arti Beltrani, già sede della Pinacoteca Evo Scaringi. L'esposizione è stata organizzata dall'Associazione delle Arti in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani e con il patrocinio della città di Trani e dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Il titolo della mostra è Doppio Orizzonte, una serie di dipinti recenti e inediti eseguiti nel corso del 2020, prima e durante la pandemia, integrata ad una selezione di opere che testimoniano un'esperienza di nuova pittura che sin dagli anni 90 ha suscitato l'attenzione della critica in Italia e all'estero. Una ricerca che dura insomma da un po' di anni, quindi questa è la parte, come dire, terminale e mi auguro anche germinale di un nuovo inizio, di un nuovo percorso di lavoro. Vorrei tanto assorbire la luce e di restituirla, che è la nostra luce, la nostra dimensione, quindi è la nostra totalità che è rappresentata all'interno di questo mio lavoro. Finisce così il nostro telegiornale provinciale, hanno curato la parte tecnica Fabio Pellino, Giosa Gambino e Onofrio Loiacono. Tra poco il nostro approfondimento sportivo, come di consueto, come ogni giorno, con Davide Brescia in studio. Grazie, arrivederci.